Carissimi amici, dopo la domenica della parola di Dio, in cui Gesù ci ha chiamati a lavorare nella vigna del mondo della Chiesa, della società e delle nostre comunità, con tanta generosità e amore, questa domenica ci racconta una breve e semplice parabola per donarci la chiave principale del cammino di fede. Attraverso questo brano Gesù ci fa capire che la chiamata cristiana è di fare la volontà di Dio facendo delle scelte giuste per diventare sempre di più i suoi figli dignitosi e preziosi. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore», ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. Nel nostro primo passo accettiamo coscientemente la nostra incoerenza umana. Carissimi amici, la tendenza umana è di fare come ci pare. Gesù racconta questa parabola ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo per attirare urgentemente la loro attenzione al loro rigido atteggiamento di condanna e giudizio degli altri, soprattutto dei piccoli, dei peccatori, dei poveri e pubblicani. Gesù, attraverso questi versetti della parabola, vuole subito comunicare il senso chiaro della fragilità umana. Le parole ed opere dei due figli sono contraddittorie. Il primo figlio dice di no, ma poi va a lavorare. Il secondo figlio dice di sì, ma poi non ci va. Allora, amici, ci tocca scendere dalla logica della perfezione e coerenza del mondo alla realtà umana e concreta della vita. Ognuno di noi è pieno di confusioni, contraddizioni, dubbi e paure. Non riusciamo a mantenere le nostre parole. Spesso siamo portati a dire: «Non mi giudicare, perché anche tu non sei perfetto». Per giustificare anche le nostre scelte sbagliate e per bloccare ogni impegno caritatevole da parte dei nostri cari. Amici, non ci illudiamo, non ci chiudiamo, non ci giustifichiamo. Impariamo semplicemente ad accettare nel nostro cuore con umiltà: nessuno è perfetto e privo di errori. Io non sono perfetta, faccio tanti errori e non sono mai perfettamente coerente. Nel nostro secondo passo, pentiamoci e senza vergogna ripensiamo e scegliamo la strada vera e giusta ogni giorno. Il punto centrale della parabola è la scelta dei fratelli. Uno, quando si accorge dell'errore, si pente e sceglie il bene, e l'altro, coscientemente, sceglie la strada dell'errore, rinunciando al bene. La vita cristiana, carissimi amici, è fatta di scelte giuste e coraggiose e di obbedienza. Gesù vuole far capire agli anziani e ai sacerdoti che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare del coraggio, della fede, della fiducia e del desiderio di obbedire a Dio, convincendoci del suo amore, perdono, della sua misericordia. Senza questo coraggio evangelico, nessuno può essere salvato. Oggi, nel mondo della libertà assurda, tutto diventa lecito e possibile, e così facendo, tanti giovani senza coraggio continuano a sbagliare, perché non accettano la correzione fraterna. Non ci fermiamo mai a riflettere che per superare ogni male, carissimi amici, abbiamo bisogno solo del coraggio e della fiducia del primo figlio. Lui non ha avuto paura del padre, non si vergogna di cambiare la scelta per scegliere la strada giusta e vera. In tutto questo, per Gesù, attraverso questa parabola, ci insegna che nella vita della fede conta solo quel passo coraggioso del primo figlio. Allora pentiamoci senza paura e vergogna. Ripensiamo e scegliamo la strada giusta e vera di Dio. Nel nostro terzo passo non ci condanniamo da soli per orgoglio e durezza del cuore. Carissimi amici, la conclusione della parabola è tragica. Gesù mette in evidenza l'atteggiamento duro e rigido dei sacerdoti e dei capi del popolo che si condannano da soli per la mancanza della fede, di ascolto e voglia di obbedire e seguire Gesù.
come il secondo figlio, che sapeva molto bene che la sua scelta non avrebbe portato a nulla di buono, ma sceglie comunque di non andare a lavorare, di non obbedire il padre e di prendere la strada del male. Così facevano anche i sacerdoti con i capi del popolo. Oggi, nel mondo del relativismo, dove tutto viene giustificato, anche il male viene accolto e in alcuni casi viene apprezzato. Gesù ci chiede di non chiudere il nostro cuore. Oggi, amici, l'odio e il disprezzo verso fede, verso la religione e verso le cose spirituali sta portando tanti di noi a condannarci da soli come il secondo figlio. Gesù ci ha rivelato il volto di Dio misericordioso, amorevole e generoso verso tutti, anche verso tutti quelli che non credono. Accorgiamoci, carissimi, della differenza tra il male e il bene. Non rischiamo la gioia di Dio scegliendo le cose stupide, pericolose e spaventose del male. Non ci condanniamo da soli, fidiamoci di Gesù, affidiamo la nostra vita a Gesù per essere amati, salvati e perdonati dalla sua grazia. Buona domenica.